strisciano e volano, a volte portano fortuna, altre vera e propria sventura. Gli insetti sono una classe di animali sui generis, impossibili da enumerare, con ruoli e funzioni più o meno comprensibili. Hanno forme e strutture che, dal grottesco, toccano vette di ultra design, come nel caso dell'insetto stecco che, proprio grazie alla sinuosità delle sue linee, riesce a mimetizzarsi perfettamente in una foresta o a ispirare le direzioni più minimal della moda agroforestale. Possono, poi, anche essere duri e testardi scarabei stercorari, spaventosi ragni a più zampe o fastidiose zanzare, che rendono invivibili le notti d'estate. Eppure, questi esseri lugubri e particolari possono trasformarsi in miracolosi alleati. È in agricoltura biologica che trovano una collocazione unica in difesa delle coltivazioni. Sono questi gli insetti predatori, antagonisti per vocazione naturale e soldati nella difesa delle piante, dei fiori e dei prodotti coltivati. Storie di straordinaria biologicità è un podcast di Made in Nature dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come, spesso, sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza e sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. La lotta biologica è una strategia agricola tanto antica quanto naturale, che prevede l'utilizzo di insetti per proteggere i raccolti. Questa pratica, sfruttando il particolare antagonismo fra le specie, inserisce nell'ambiente minuscoli terminator che si prodigano per contrastare i danni degli insetti parassiti. Pensate, ad esempio, alla dolcezza di una coccinella, al suo volare spensierata portando fortuna sulla mano di chi si posa. Ecco, gli afidi non la penserebbero come voi, venendo dolcemente ingurgitati, ma gli alberi ringraziano e anche la torta di mele della nonna. Una pratica antica, dicevamo, ancestrale la definiremmo, perché è già presente in natura da ben prima che si scoprisse. Sono le piante, già da sole, ad attirare attraverso nettari e pollini gli insetti per essere protetti da determinati nemici e sopravvivere. Le prime tracce di utilizzo da parte dell'essere umano risalgono, invece, al 304 a.C., quando il dottor Zhi Han, nel suo trattato di botanica, descrive un particolare incontro al mercato. Su delle bancarelle, infatti, il dottore nota delle buste piene di formiche giallo-rossastre e di grandi dimensioni, che venivano vendute per la difesa delle piante da un non precisato parassita. Le formiche di cui parlava erano probabilmente una specie ecofilla, famose per tessere piccole tane fra gli alberi di agrumi e nutrirsi avidamente delle loro specie parassitarie. Nel corso del tempo la lotta biologica ha continuato ad esistere in forme più o meno ordinate, finché, a fine Settecento, il naturalista Erasmus Darwin cominciò a osservare la peculiare modalità con cui gli icneumonidi, dei particolari tipi di vespe, si nutrivano. Vi avvertiamo, da qui in avanti potrebbe diventare un po' splatter. Osservando questi insetti da vicino, il nonno del più famoso Charles li vide deporre le uova sul dorso delle farfalle cavolaie. Fin qui tutto bene, non fosse che questi insetti immettevano insieme alla propria progenie una sostanza paralizzante nel cervello delle vittime. Le larve, allora, cominciavano a nutrirsi della carne ancora fresca della farfalla, portandola in uno stato di semi-morte e rendendola, di fatto, inoffensiva per la pianta di cavolo. Questa scoperta, proseguita da ricercatori e ricercatrici nei decenni successivi, diede il via a una serie di studi ed esperimenti nell'ambito dell'entomologia agraria ed è proprio qui che la nostra cara coccinella ritorna alla ribalta. Circa 100 anni dopo, siamo ormai alla fine dell'Ottocento, c'è questa Icheria purcasi, una cocciniglia cotonosa particolarmente ghiotta di agrumi che sta devastando gli alberi della California. A rischio non ci sono solo arance e limoni, ma
tutto un settore agricolo. A niente servono forme di contenimento o prodotti di difesa. La situazione è sempre più grave, finché la soluzione non viene trovata in Australia, luogo nativo della cocciniglia, dove si scopre esserci due insetti predatori che potrebbero cambiare tutto. Uno di loro è la Rhodolia cardinalis, la comune coccinella a sette punti, che, stabilendosi velocemente fra i frutteti, comincia a cibarsi della cocciniglia, riportando le piante a livelli accettabili di salute. Il diffondersi delle piante in nuovi luoghi, infatti, non ha prodotto soltanto nuove varietà di ingredienti o reso più disponibili determinati prodotti agricoli, ma ha diffuso anche parassiti nuovi e sconosciuti. Sono i cosiddetti insetti alieni, predatori provenienti da altre parti del mondo che, velocemente, colonizzano interi campi e frutteti, mettendone a rischio la salute. Questo è il motivo per cui, per curare gli agrumi della California, i ricercatori volarono in Australia per studiare possibili soluzioni. O perché, per fare riferimento agli ultimi anni e alla crisi della cimice asiatica, colpevole della devastazione di peri e meli in Italia, si è parlato dell'introduzione della vespa samurai, proveniente dal Giappone. La lotta biologica è diventata così una strategia utile, anche se non risolutoria, per debellare i parassiti e controllare la salute dei campi. La sua forza risulta, però, maggiore in ambienti caratterizzati da un profondo equilibrio fra gli ecosistemi, con terreni in salute e ricchi di vita, come quelli dell'agricoltura biologica. È più facile pensare, allora, a un campo biologico come a un puzzle, in cui ogni tassello è fondamentale per la composizione dell'immagine intera. L'agricoltura biologica inserisce gli insetti antagonisti non come risoluzione immediata, ma per integrazione. Se ne prende cura, fornendo cibo e attenzioni, prima e dopo l'avvento delle pesti dannose, li accoglie e gli dà una casa, in cambio del loro lavoro miracoloso. È una questione anche di tecnologia, di una tecno-avanguardia che affronteremo nel prossimo episodio. Avete ascoltato Storie di straordinaria biologicità, un podcast di Made in Nature dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come spesso sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza. E sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. Storie di straordinaria biologicità è stato scritto da Francesco Pattacini, con la supervisione editoriale di Alessandra Ravaioli, la direzione creativa di Lorenzo Pasquinelli, la voce di Serena Sannino, le illustrazioni di Susanna Galfrè e le animazioni di Alessio Crispino.